Andiamo. Vai. Beh, raga, siamo in Danimarca. Passato la frontiera come un ciao. Oh, si sente già aria diversa, ecco. Guarda lì! Guarda lì! Dov'è la bandiera della Danimarca? Dov'è? Raga, siamo in Danimarca. È incredibile, passi una cacchio di linea e raga, c'è già qualcosa di diverso. Com'è possibile questa cosa? Cambiata anche la segnaletica, eh. Iniziano ad esserci lettere strane. E comunque, sono in Danimarca da, credo, 10 minuti e c'è la ciclabile anche qua. Raga, comunque c'è già, è diversa. Ci cambiano gli alberi. Guardate che roba, è diversa la vegetazione. Sta cosa a me manda veramente a male. Guarda, ditemi se non vi sto prendendo per il culo. Cos'è sta situazione? Quando si è, come ha fatto a crearsi così nell'arco di 10 minuti, di un paio di chilometri? Cioè io per ora la maggior parte dei confini politici che sto trovando non sono solo una questione di burocrazia e cambio di stato e nazione, ma c'è proprio qualcosa di grafico che cambia. È una figata. Abenra, eccolo là. Me lo sono detto mentalmente e poi mi sono detto no raga, devo filmarlo perché dovete sentirlo. Germania macinata, raga, macinata. Sta di fianco al benzinaio che ha la tettoia, quindi adesso scappo la sorte. Tempismo niente male, eh? In realtà è culo. Perfetto. Raga, sto avendo una sincronia col meteo che, cioè, veramente mi sta andando troppo bene. Raga, adesso ditemi una cosa. In GTA 2 avete presente quando trovavi i vicoli con le macchine scrause che erano quelle potentissime? Questa cosa mi fa impazzire comunque. Sia all'ingresso che alla fine dei paesi mettono le bandiere. Sembra di tagliare il traguardo. Troppo bello. Sapete qual è la cosa strana? Con questi rettilinei, questo piattume, queste case sparse qua e là. Raga, mi sembra di essere a Vercelli. È andato dritto di qua, un po', tra un po' arriviamo a Novara, Salasco. Quelle là in fondo sono le colline, quelle di Gattinara. Sta sembrando davvero una sensazione strana. Raga, avete visto laggiù? Guardate che bella. Io abito in mezzo alle campagne, ma è la prima volta che la vedo così vicina. Dimmi te, devo venire in Danimarca per vedere le volpi. Andiamo a cercare un posto per la tenda qua. Figata. Sono entrato in una mega proprietà privata. Afraid of dogs? Oh no, it's okay. Yeah, no worry. Yeah, thanks, you too.
adesso dai, cucino e filo a dormire, raga. Sono un po' stanco. Oggi ho fatto 77 chilometri. Visto che dovevamo finire le due patate e le due salsicce, il tocco di classe è stata l'aggiunta dello Zola. Non vedo l'ora di mangiarla. Buon appetito e anche buonanotte, raga, visto che ormai ho reso le 10:30 quasi. Ok, sono pazzesco. Buongiorno gente, stanotte avrei voluto fare un sacco di foto, un sacco di video. Il fatto è che erano le 11:30, probabilmente non era ancora buio, raga, ero scoppiatissimo. Oh, raga, comunque oggi ho la voglia di ripartire, cioè in realtà avrei voglia di ripartire, ma... Come vedete mi metterei di nuovo a dormire. Questa cosa che viene buio tardissimo mi dà dei ritmi di sonno veramente stretti. Ah, oggi è il mio compleanno. Non so come lo passerò, spero non piova, spero sia una bella giornata anche oggi. In realtà stanno arrivando un sacco di nuvole da là e le previsioni mettono piogge temporali dalle 3 alle 6. Sabbia ovunque. Raga, le vedete quelle due signore laggiù? Sono appena passate. E niente, mi ero chiesto se era tutto ok, se ho passato bene la notte. Cioè, anziché insultarmi, mandarmi via, mi hanno chiesto se era tutto ok, raga. È incredibile, sono proprio distesi. È proprio un'altra cosa. Bene, alla freschissima ora delle 11:20, raga, stiamo ripartendo. Stamattina me la sono presa non con comodo, di più. Fanculo, oggi è il mio compleanno. Che bello partire col sole, con l'aria del mare, la freschezza, sta benissimo. Sapete che avrei quasi voglia di fare il bagno. Una merenda che potrebbe essere un pranzo. Però raga, ho fame. E c'ho sto gorgonzola. Minchia quanto è sciolto. No vabbè, devo mangiarlo, sennò lo butto via. Tutta una figata sta Danimarca, mi piace sta costa. È troppo buono il gorgonzola, raga. Troppo. Sto vedendo dei ragazzini a torso nudo e con il costume da bagno, stanno andando a fare il bagno. Madonna che voglia che avrei di seguirli. Oh sì, sta buttando in acqua il primo. Ripartiamo che è tardissimo, è già mezzogiorno meno 20, ho fatto appena 7 chilometri. Adesso facciamo un attimo tappa al supermercato, così intanto vediamo se mi prendono gli euro. Fragole, 2 euro. Allora, più o meno per alcune cose sembra simile. Sì, costa quasi 3 euro, eh. Raga, ok che è più di mezzo chilo, ma ci sono quasi 5 euro.
mi sembra appropriato. Beh, raga, ho pagato 4,25 euro. Però vabbè, questi costavano parecchio, eh. Costavano 2,5 euro, solo questi. Dunque, stavo facendo un paio di calcoli e proporzioni sui prezzi. Facendo il conto che in Germania io pagavo 1,5 litri di acqua a 19 centesimi, arrotondiamo a 20, qua arrotondiamo a 60. Con lo stesso prezzo io qua ho preso 2 litri d'acqua, mentre in Germania ne avrei presi 4,5 litri. Mi spaventa un po' la cosa, che siamo in Danimarca e la Norvegia costa più della Danimarca. E praticamente metà viaggio sarà solo in Norvegia. Pagherò un botto. Cioè, o pagherò un botto o non mangerò nulla. Saranno queste le due opzioni. Questi danesi mi fanno andare fuori di testa, raga. Allora, sono in una strada del genere, no? Che ci passa malapena la bici, ma guardate cosa c'è. Ci sono i lampioni. Assurdi. Inizia a piovere. No dai, forse tiene. Evito la pioggia come fosse, non lo so, pioggia acida. Guardate che distesa di papaveri. Incrociate le dita anche per me. Sì, aperto, sì. Il pranzo di oggi, raga, prevede del... sugo e basta. Sugo e del pane, che credo mi sia costato molto di più di quello che pensassi. Buon appetito, malviventi. Delizioso. Cioè, comunque vorrei farvi vedere la location in cui sto mangiando. Io sono su una panchina sotto questi begli alberi. Qua davanti c'ho la chiesa. Lì di fianco il cimitero. Ok, auguri. Andiamo a lavare le pentole adesso. Qua e la presa. Dove cacchio è? Ci deve essere una presa. Andiamo a vedere un attimo fuori, che non capisco se ci sono dei tuoni assurdi o no. Intanto sta piovendo, non tanto, ma piove. Sì, raga, sono tuoni. Ok, aspettiamo. Intanto carico anche le batterie. C'è una discoteca lì. Raga, è appena entrato un ragazzino, sentite. Mi ha chiesto se stavo usando la chiesa, gli ho detto più o meno, e mi fa, posso suonare il piano? Ho detto, la voglia, certo. Sentite che roba.
Allora, raga, non sono uno storico, non me ne intendo un tubo di chiese, ma queste due cose non le avevo ancora mai viste. La botola! Abbiamo provato ad alzarla, non vedo cosa c'è sotto, ho paura a rialzarla. Ma la seconda cosa... la cassaforte. Ma oltretutto occulto, cioè, tu che sei l'esperto di cassaforti, questo sembra pure vecchio. Che dici, la prendo, te la porto, te la spedisco? Fammi sapere, culto, poi cosa ne pensi di questa cosa. Guardate che bel sole che è uscito fuori. Sono le 6, sentite le campane. Beh, le previsioni sono state puntuali, eh. In realtà sta ancora piovendo un botto fuori, raga. Non vorrei chiudesse la chiesa, punto 1. Punto 2, è ora di rimettersi in marcia perché sono qua da 3 ore. Beh, sta spuntando il sole però, eh. Dai, sbaracchiamo tutta sta roba e andiamo. Raga, comunque quando mi chiederanno come ho passato il compleanno dei miei 28 anni, sarà bello dire che l'ho passato in chiesa a fare video e ascoltare la musica di un giovane organista. Sono solo tubature. Mi spiace, raga, niente sacro graal ancora.